Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parleremo del controllo della temperatura dell'acqua, quindi sia del riscaldamento che del refrigeramento. Quasi tutti i pesci che abbiamo in acquario sono di origine tropicale. Queste zone, rispetto alle nostre latitudini, hanno temperature più elevate o comunque diverse in relazione con i nostri appartamenti, le nostre case. Quindi diventerà essenziale e necessario mantenere una temperatura adatta per evitare soprattutto malattie, e di questo abbiamo dei video, potete andare a vederli, ma soprattutto per garantire la salute e una buona crescita dei vostri pesci e anche delle vostre piante. I principali strumenti che ci permetteranno di controllare la temperatura dell'acqua e quindi alzarla o abbassarla a seconda delle caratteristiche dei nostri pesci e delle nostre piante sono i termoriscaldatori a provetta con resistenze interne e termostati, poi ci sono delle serpentine riscaldate che andranno messe sotto al terreno, questo serve soprattutto per le piante. Per quanto riguarda invece il raffreddamento ci sono dei refrigeratori esterni a circuito esterno con radiatore e delle ventole che soffieranno aria in superficie. Per tenere sotto controllo la temperatura vi ricordiamo anche che abbiamo appunto dei termometri a mercurio oppure termometri digitali. Adesso andiamo a vedere ogni singolo strumento da cosa è composto. Andiamo a conoscere un riscaldatore a provetta. Questi sono quelli più comuni, quelli più utilizzati. Ne esistono di vari wattaggi, come potete vedere, quindi di varie potenze. Ovviamente questo dipende dal litraggio del vostro acquario e sono composti da una provetta di vetro. Al suo interno c'è una resistenza elettrica che ovviamente emanerà calore e riscalderà l'acqua. Sopra, come potete vedere, ci sono dei termostati. Voi praticamente imposterete la temperatura adatta al vostro pesce e o alle vostre piante. Per questo vi rimandiamo appunto alle schede tecniche di ogni singolo pesce, perché ogni specie ha la propria temperatura e i propri valori, quindi è necessario conoscerli bene prima di impostare una temperatura X. Se volete riscaldare appunto l'acqua del vostro acquario, questa è la scelta migliore, perché faranno praticamente tutto da soli. Avete anche dei LED che vi indicheranno se sono accesi o spenti. Un altro metodo per riscaldare l'acqua è il cavetto riscaldante. È composto da una serpentina con una resistenza elettrica al suo interno e deve essere posto sotto al fondo dell'acquario, ovviamente in acqua, fra la ghiaia. Questo praticamente serve soprattutto per le piante che hanno anche loro bisogno di avere le radici posizionate nel fondo che deve avere una temperatura adeguata. Uno strumento che invece serve per refrigerare l'acqua e quindi abbassare la temperatura è il refrigeratore con radiatore. Praticamente è un elemento esterno che prende l'acqua, la fa passare in delle serpentine che vengono raffreddate e poi la rimette a una temperatura più bassa. Anche di questi ne esistono di varie forme, tipi e misure, e si possono avere con schermi digitali che indicano la temperatura e termostati interni. Un altro metodo, quello più utilizzato per raffreddare l'acqua, è l'installazione delle ventole. Solitamente vengono poste negli acquari aperti in superficie, vicino alla superficie dell'acqua, e servono per appunto per areare e quindi abbassare la temperatura. Negli acquari chiusi invece vengono poste come estrattori, quindi traggono fuori dal biosistema, quindi dall'acquario chiuso, l'aria che si è scaldata sicuramente per le luci, per i neon o i LED. Per tenere sotto controllo la temperatura e quindi per avere un'ulteriore conferma del corretto funzionamento dei riscaldatori o dei refrigeratori, vi consiglio di usare i termometri. I termometri sostanzialmente sono due tipi,
quelli in vetro con liquido interno o con mercurio, con scala graduata, oppure quelli digitali. Vi ringrazio per essere stati su Aquascaping Lab. Vi ricordo che sul nostro canale ci sono anche altri video che riguardano i valori dell'acqua, andate pure a cercarli. Cliccate mi piace sul video e commentate pure. Per ulteriori news iscrivetevi al nostro canale.